stiamo assistendo in effetti ad un incremento delle chiamate, ma un incremento che stiamo tenendo assolutamente sotto controllo, un incremento che possiamo definire di circa il 10%. Parte da questo dato il primario di Treviso Emergenza, Maria Luisa Ferramosca, per dire che anche nella Marca la seconda ondata ha riacceso la preoccupazione mentre squillano i telefoni nella nuova centrale operativa del Cafoncello. Qui in prima linea si filtrano le richieste del territorio. Persone o che chiedono alcune informazioni oppure che presentano dei sintomi fortunatamente non critici, quindi ad esempio la febbre, ad esempio la tosse, e chiedono di poter accedere o chiedono l'ambulanza per andare in pronto soccorso. E il nodo è proprio questo, l'accesso ai pronto soccorso. È doveroso lanciare un appello in questo senso. Tutti gli assistiti devono avere un atteggiamento consapevole e fare l'accesso al pronto soccorso o direttamente o attraverso la chiamata al 118 quando i sintomi sono più critici. E sintomi più critici nel caso di Covid significa principalmente una cosa. Lo spartiacque è rappresentato fondamentalmente dall'alterazione della funzione respiratoria, quindi i primi segni ovviamente di affaticamento respiratorio. E dalla centrale operativa parte un messaggio preciso. Il messaggio è di non preoccuparsi, perlomeno di non preoccuparsi troppo, perché è impossibile non preoccuparsi. Ma la preoccupazione è non dare risultati operativi, di rimanere presso il proprio domicilio se i sintomi non sono critici.